Andrea Caracciolo, Rolando Bianchi, la finale playoff è anche roba loro, o forse soprattutto roba loro, che però arrivano a questo appuntamento uno su e uno giù. Quello che sta su è il nemico, Rolando Bianchi, 26 gol e l'ultimo, tra i tanti decisivi, è stato quello che ha trascinato il Toro in finale. Vorrei già essere in campo contro il Brescia, ha detto l'attaccante bergamasco, ma di madre bresciana. Sono carico, siamo carichi e vogliamo la Serie A. In forma in campo, in forma fuori, Rolli. Un Bianchi così è paragonabile ad un assatanato del gol. E Caracciolo come risponde? Ecco, Caracciolo spera di rispondere. Intanto se ne sta zitto a rimuginare sulla panchina che Iachini gli ha riservato contro il Cittadella. Panchina riservata non all'airone, ma ad un airone in debito d'ossigeno e di energie mentali. Si era visto al tombolato che Andrea non era ancora in lui, ancora sotto shock per l'esito della gara di Padova. Lui che pensa, parla e sogna in bresciano. Lui che questa squadra ce l'ha dentro e che vuole trascinarla fuori dalla melma della Serie B. E in fondo il calcio è un'altalena. Non è detto che chi è su oggi, su resti anche domani e domenica. Caracciolo, insomma, può rovesciare il governo del gol di Bianchi.